alcuni di voi ci lavorano da anni, è un intervento scolastico che è applicato dagli insegnanti. Quindi sono gli insegnanti della scuola che vengono formati per attuare questo intervento di 12 ore circa nelle classi durante l'anno. È un intervento skill based, social influence, ha le sue varie componenti efficaci, è stato costruito tanti anni fa, adesso la versione italiana è stata un pochino rimaneggiata dopo Serena ve ne parla. Quindi in questo caso sono gli insegnanti delle scuole che vengono formati dai formatori delle ASL e che attuano poi il programma nelle loro scuole. Ecco, viene subito da dire che sull'approccio io sono proattivo. AMLAD possiamo anche dire che possono esserci delle sfumature di difficoltà, perché questo è proprio un programma che è somministrato dagli insegnanti, vuol dire che l'insegnante lo somministra, tu non puoi obbligare gli insegnanti a partecipare a un corso di formazione ambientale. Perché sì, no, volevo dire che sarà sperimentale, all'inizio del processo allora non c'era questo obbligo, però magari la decisione di chi mandare di quella scuola a quel corso non era tanto condivisa magari. Allora se non è tanto condivisa, voglio dire, se il singolo insegnante non è motivato a venire a fare il corso perché poi vuole tornare a fare il corso in classe, può venire, ascoltare, essere contento, o scriversi nel suo curriculum che ha fatto la formazione che è un formatore AMLAD, poi tornare a casa, tornare a scuola e per mille ragioni o cose sue non fare niente. Questo all'inizio succedeva anche nel 40-50% degli insegnanti che partecipavano a corsi AMLAD, per cui quando siamo partiti. Questo è un fatto di selezione, nel senso che se tu devi essere proattivo, ma è una grande proattività, nel senso proattivo non solo nell'offerta, ma anche nella gestione del processo con la singola scuola. Allora, AMLAD è efficace, è stato dimostrato tanti anni fa con diverse pubblicazioni, riduce del 30% circa l'uso di sigarette, gli episodi di ubriachezza, quindi l'abuso di alcol, l'uso eccessivo di alcol e l'uso di cannabis, questi sono risultati statisticamente significativi. Al follow up un pochino si perde l'effetto sul fumo, ma si mantiene l'effetto sull'alcol e anche quello sulla cannabis. Quindi di per sé AMLAD è un programma efficace. In Italia, dopo che è stato dimostrato la sua efficacia, abbiamo iniziato a disseminarlo anche tramite questo progetto di guadagnare salute in adolescenza, in cui abbiamo fatto quell'anno, abbiamo raggiunto più di 22.000 studenti sul territorio nazionale. Per me, che sono un epidemiologo, comunque, io ho voluto fare una valutazione dell'impatto, questi 22.000 studenti sono sicuramente tantissimi, ma sono pochissimi, sono niente, perché sono il 7% dei tredicenni residenti in quel momento in Italia, quindi a seconda poi se che si vada a guardare, qui già si generano delle diseguaglianze ovviamente, no? Perché se io ho tolto la tabella in cui era più chiaro, però se io guardo la proporzione di soggetti, il tasso di soggetti raggiunti in ogni regione, siamo stati un po' più alti nelle Marche con 15%, nel Lazio con il 13%, in Piemonte con il 12%, ma si tratta sempre di 12 ragazzini su 100 del territorio che sono stati raggiunti da questo intervento. E a seconda che una regione partecipasse o no, per me si sono già create delle diseguaglianze tra le regioni. E poi a seconda, all'interno della regione, bisognerebbe ancora andare a vedere in quale area piuttosto che no è stato applicato e alla fine anche in quale tipologia di scuole
e così via. Quindi anche in questo caso si genera una diseguaglianza. Ecco, la diseguaglianza si crea a ogni passo in cui qualcuno esce, no? Qui arriviamo sul punto che si invitano alle scuole del territorio, si fa il corso di formazione, quel 15% non lo applica affatto, il 40% lo applica solo a metà, ecco anche questo, poi quando io posso anche andare in classe e iniziare il programma, poi non finirlo, allora io sempre non so poi cosa mi vale quell'applicazione. Per me, che sono fan, anche una piccola applicazione va bene, meglio di niente, però non potrei dirlo come ricercatore. Quindi vediamo che se le, ecco, faccio una, la selezione è già naturale, una selezione naturale, bisogna saperlo che va così. E quindi io arrivo comunque ai miei studenti che e quasi certamente sono già selezionati in positivo. Quindi io devo tener conto di questo. Ecco, dall'altra parte, ma brevissimamente vi dico queste due cose, che avevamo, a un certo punto molte ASL volevano fare il curriculum dei genitori. Questo per ragionare, che poi lì noi dal nostro lato diciamo ci siamo fermati sul lato dei genitori, perché era stato creato un curriculum genitori nella sperimentazione, che non è mai stato applicato successivamente né disseminato, perché nella sperimentazione in Italia nessuno partecipava, non c'era stata una bassissima partecipazione dei genitori e quindi questo aveva proprio inficiato il processo. Nel 2012-13 diverse delle vostre ASL volevano fare, allora hanno iniziato a fare curriculum genitori. Per valutare chi partecipava di questi genitori, perché per me avevo una grossa sensazione di chi partecipa, e quegli operatori stanno facendo un lavoro utile, inutile o inutile, ecco, non dannoso di sicuro, però unico, quantomeno utile o inutile. Allora abbiamo fatto una piccola indagine per vedere i genitori che partecipavano laddove si stavano facendo questi seminari, e abbiamo trovato che 60 più 20 circa, l'80% dei genitori che partecipavano avevano un diploma di scuola secondaria o erano laureati, e l'altro genitore, anche la proporzione dell'altro genitore, quello che non partecipava al seminario, era molto alta, raggiungendo il 65% circa. Se andavamo a vedere la proporzione tra di loro di fumatori, mediamente i fumatori in questa popolazione di genitori che partecipavano erano del 14%, cioè la metà, che è il 28% dei fumatori correnti in Italia di quell'età. Questo, poi magari ve le guardate, sono delle cose che abbiamo chiesto relative a come si comportano, se mettono regole per i figli, se sanno dove vanno i figli quando escono, eccetera, e il verde è la proporzione di genitori partecipanti ai seminari che già lo faceva. Abbiamo fatto un'altra cosa successivamente, abbiamo studiato, abbiamo detto vabbè, potremmo anche provare a farlo pure con i genitori, ma vediamo chi verrebbe. Quindi abbiamo chiesto a un pool di scuole, abbiamo portato dei questionari e abbiamo chiesto chi sarebbe tra i genitori, chi sarebbe stato interessato a partecipare. E abbiamo, e qui ci sono, c'è il titolo di studio delle madri che parteciperebbero all'incontro, e li abbiamo confrontati col censimento 2011 per vedere il titolo di studio, e in sostanza è questo poi da guardare. Tra quelli che avrebbero partecipato, il 70% aveva una laurea o un diploma di scuola superiore, e più che altro, ecco, sono molto, molto basse, è molto bassa la proporzione degli letterati, diciamo, di quelli con titolo di studio molto, molto basso, che però, ecco, mi viene da dire, tra i genitori sarebbero quelli che bisogna, che avrebbero bisogno di coinvolgimento di questo tipo, con un intervento educativo. Allora, ancora una diapositiva, dall'altra parte, ecco, se noi andiamo, noi stiamo andando solo nelle scuole che autonomamente ci chiedono l'intervento e che forse sono autoselezionate in positivo, non tutte, ma una certa proporzione, cosa stiamo facendo? Abbiamo la speranza
di ottenere un effetto. Allora, intanto abbiamo stratificato l'efficacia di Unplugged per livello socio-economico della scuola. Quindi questo può anche essere facile per voi, perché in realtà a livello socio-economico della scuola era, nel trial era qualcosa che si chiedeva al dirigente scolastico di autodeterminare, oppure gli si fornivano i dati del suo territorio e si analizzava con lui i dati del territorio, quindi ogni scuola si autodeterminava se era di basso, medio o alto stato sociale. È una raffazzonata questa definizione, però comunque i tre strati si sono creati, perché lo studio era randomizzato, in realtà sono stati randomizzati per strato. Allora, in sostanza l'effetto di Unplugged, quando guardato stratificato per stato sociale economico, l'efficacia è tutta dovuta all'efficacia che si ha nel basso stato socio-economico, nelle scuole di basso stato socio-economico, mentre nelle scuole di alto stato economico sembra che non cambiamo quasi niente, e quelle medie solo di intermedie. Quindi il maggiore effetto, che è di oltre il 40%, lo abbiamo nelle scuole di stato socio-economico basso. Quindi, se noi usiamo Unplugged, l'effetto era maggiore tra i ragazzini i cui genitori avrebbero permesso di fumare, in quel caso di bere. Quindi, però su questi ragazzini che hanno un genitore che permette di bere, secondo il nostro questionario, l'effetto è maggiore. Che ci spiega anche un po' che cosa fa Unplugged rispetto al raggiungimento di questi ragazzini. Per cui, se noi stiamo facendo Unplugged, allora, avevo fatto tre scenari, stiamo facendo Unplugged su tutte le nostre scuole del nostro distretto, però su tutte o sulla maggioranza, o sono ben, sono ben bilanciate in base allo stato socio-economico, stiamo sicuramente ottenendo un effetto preventivo. Stiamo probabilmente ottenendo un migliore effetto preventivo sugli svantaggiati, e quindi probabilmente stiamo riducendo. Però deve essere, quello è essere universale, ma anche essere universale nel target, cioè in chi partecipa. Se invece noi stiamo agendo solo sui selezionati in positivo, uno, non siamo sicuri di star ottenendo un effetto preventivo, perché io non sono ben sicura che ci sia un effetto. Dai miei dati non vedo un effetto statisticamente significativo sui ragazzini delle scuole di alto stato socio-economico. E quindi potrebbe essere che se io lo sto facendo, ma lo sforzo è inutile. Cioè, sto aggiungendo qualcosa a delle persone che probabilmente non ne hanno bisogno, perché il loro contesto è già positivo. E quindi in questo caso, ecco, non solo in questo caso, quel poco effetto, allora, mi andrebbe quasi bene che io sto facendo una roba inutile e che non ottengo un effetto preventivo in questi ragazzini, perché se invece ottengo un effetto preventivo, sto anche allargando. Quel poco di effetto preventivo che ho mi allarga la visione. Io sto usando una risorsa per me. Sto usando, facendo un cattivo uso delle risorse. No? Sto facendo un cattivo uso delle risorse, cioè. E quindi invece nello scenario in cui ho poche risorse devo ottimizzare gli sforzi, allora o faccio un intervento universale allargando un po' lo spettro delle mie scuole svantaggiate, oppure vado direttamente su di loro, ma io questo alzo le mani su questo tipo di decisione, perché io sono per gli interventi universali ben applicati, e quindi lascio il ragionamento di ritorno a voi. Grazie Federica, avete capito quanto era importante effettivamente non solo ragionare in maniera teorica, ma anche entrare proprio nel merito di un intervento. È chiaro che noi non abbiamo tutti questi dati su tutti gli interventi che stiamo facendo, però anche qua non è che possiamo aspettare di avere tutti i dati su tutti gli interventi che stiamo facendo, perché delle cose le stiamo facendo, e quindi si tratta di capire, come anche qualcuno diceva, cosa stiamo facendo, dove stiamo andando. Proviamo a ragionarci, cominciamo a metterci di fronte alle cose che facciamo.
vorrei solo chiedervi ancora un momento di tempo, perché Unplugged ha fatto dei ragionamenti anche relativi, diciamo, come all'interno suo è uguale o diseguale nel proporre addirittura quello che propone. Sì. Giusto. Allora, quanti minuti ho io? Abbiamo proprio l'una precisa, ce la possiamo fare. No, allora, io sono Serena Madrucci, un po' ci conosciamo, adesso lavoro al Dipartimento di Prevenzione della città di Torino, ma sono stata per tanti anni collega del DORS e del SEPI, e lo dico con grande orgoglio. Allora, io mi permetto di riproporre a voi un po' la metodologia Unplugged, per chi non la conosce, per cui, visto che siete seduti da tanto tempo, vi chiedo di alzarvi, per favore. Vi evito gli squat perché non li so fare neanche io. Se qualcuno li sa fare, è benvenuto. Vieni tu, che ti lo fai, se vai sicuramente. Tu. Perché l'altro giorno sono andata a un convegno e hanno proposto di fare 5 squat. Se cosa mi sai fare? E i colleghi ci seguono. Lui chi? Paolo. Paolo fa un po' di pensione, giusto? Quindi ha maggior ragione. Paolo nel pomeriggio. Vai. Tutti quanti. 5 squat. 1. 2. 4. 5. Ok. Paolo, tu sei qui, grazie. Allora, Paolo, tu sei reclutato per il pomeriggio, anche se io non sono prevista, però tu, tocca a te il pomeriggio. I 5 squat del pomeriggio per te, va bene? Allora, appunto, per chi non ci conosce Unplugged, ma Unplugged ha un po' questa, come molti altri programmi di prevenzione e di promozione della salute, ha questa metodologia interattiva, lavora sui stili di vita, per cui appunto l'attività fisica e il movimento è uno dei primi punti. Quando l'insegnante lavora in classe con gli studenti, ha necessità di avere degli strumenti che non arrivano ovviamente solo da Unplugged, ma anche da altri programmi, per tenere attiva la concentrazione, la partecipazione, favorire anche il divertimento, no? Il gioco, dare, valorizzare il gioco e riattivarli quando un po', e siccome eravamo un po' fermi da un po', anche io mi ero alzata perché è un po' così. Allora, io mi prendo solo 5 minuti perché appunto siamo, come diceva Federica, sul territorio italiano e in parte anche europeo, ma qui raccontiamo l'esperienza italiana dal 2003-2004 come sperimentazione, e poi nel 2010 abbiamo iniziato la disseminazione sul territorio italiano e poi su quello piemontese. Vedete che abbiamo raccolto questo dato proprio a settembre, e io sono una psicologa, come dire, convivo con grande piacere con gli epidemiologi, però voglio dire che Federica giustamente diceva è pochissimo, è vero, è pochissimo, però qui in questi 8.000 docenti formati, 155.000 studenti raggiunti in questo arco di tempo, comunque c'è un bel lavoro, come diceva Antonella, non di tutti abbiamo i dati, quindi Unplugged ha questa, diciamo, capacità di un po' seguire, monitorare quello che riesce a fare, che nel tempo un po' abbiamo perso perché anche noi siamo stati, diciamo, vittime di mancanza di risorse eccetera, però cerchiamo, abbiamo anche un po' sviluppato una forma un po' patologica, lo ammetto, di affetto e di amore per Unplugged, però insomma è così, siamo fatti così. Allora, questo processo di aggiornamento che abbiamo iniziato a maggio del 2016 e che si è concluso l'anno scorso, un po' anche spontaneamente, un po' appunto respirando quello che succedeva a Gugliasco, lo abbiamo un po' strutturato cercando di tenere insieme gli operatori, i formatori locali che noi negli anni abbiamo formato e che quindi lavorano direttamente poi con gli insegnanti. Qui ci sono molti colleghi che appunto sono colleghi che sono formatori locali. Quindi abbiamo coinvolto
in 4 appuntamenti differenti nell'arco, in questo arco di tempo, la rete regionale dei formatori, in quello che è l'appuntamento che noi ogni anno proponiamo ai formatori unplugged. Federica prima diceva che bisogna essere proattivi, cerchiamo di essere proattivi anche con gli operatori, no? Anche al di là del corso di formazione, per cui noi cerchiamo di coinvolgere e tenere agganciati in qualche modo i formatori, per cui ogni anno c'è una convocazione. Vi confermo che anche tra gli operatori c'è un po' di attrito, come accade per gli insegnanti, per cui di tutti quelli che abbiamo formato, che è un dato che adesso non ho a disposizione ma che cercherò, effettivamente c'è un gruppo, di una rete di operatori che sia abbastanza stabilizzata e che poi noi seguiamo da diversi anni, insomma. Allora, questi operatori sono stati coinvolti in che cosa? In un'operazione di aggiornamento del materiale. Non abbiamo potuto e non abbiamo voluto intervenire sulla struttura di Unplugged, sulle singole unità, perché come vi ha detto Federica c'è un vincolo, no, rispetto all'efficacia. Unplugged comunque garantisce sull'efficacia dell'impatto rispetto agli outcome che insomma ha individuato, e quindi ovviamente noi non abbiamo potuto intervenire, non abbiamo voluto intervenire sulla struttura delle singole unità e delle 12 unità che compongono Unplugged. Abbiamo però fatto un'operazione di aggiornamento, faccio un esempio banalissimo, tutto l'impatto, no, del digitale sulla vita dei ragazzi, delle ragazze, della scuola, abbiamo cercato un po' di intercettarla e quindi di fare un po' il make up ad Unplugged da questo punto di vista. Lo abbiamo fatto in quello che Simonetta ha definito stamattina l'approccio, the whole approach, whole school approach, quindi abbiamo tenuto dentro da una parte, come dicevo, i formatori, dall'altra abbiamo individuato questo gruppo di coordinamento, le colleghe sono tutte presenti, e la scelta di queste colleghe che ci hanno affiancato, il plurale non è una patologia questa, ma nel senso hanno affiancato me e Federica, che abbiamo il coordinamento nazionale e regionale del progetto, le colleghe De Clemente, Novelli, Righi e Sappè sono state individuate un po' perché abbiamo cercato di rappresentare tutto il territorio, quindi io rappresentavo la città in qualche modo, il bacino più grosso, e poi abbiamo cercato di rappresentare la prima cintura della città, e voi vedete insomma le diverse ASL che hanno una rappresentatività rispetto all'applicazione, anche perché rispetto alla qualità della formazione queste colleghe, come altre che non hanno potuto partecipare, avevano garantito negli anni comunque una qualità perché avevano partecipato costantemente alle nostre attività. Allora, per chiarire, abbiamo lavorato noi come gruppo di coordinamento, ci siamo viste per tutto quel lasso di tempo, una volta al mese, e poi nelle date indicate abbiamo, come dire, condiviso con gli operatori il materiale veniva riveduto, aggiornato, riscritto, noi poi lo portavamo a casa, valutavamo la possibilità di integrarlo o meno e poi di nuovo restituito, quindi in questo processo continuo di feedback tra la rete estesa e il gruppo più ristretto. Questi sono i risultati. Rispetto al discorso di oggi mi preme segnalare due cose. Abbiamo fatto molta attenzione, diciamo, al discorso di genere, per cui se andate a leggere, andate a sfogliare il nuovo materiale, è tutto declinato in modo che il linguaggio in prima battuta fosse inclusivo. Lo abbiamo segnalato anche in questo disclaimer all'inizio del manuale, per cui appunto abbiamo cercato di essere rispettosi a partire dal linguaggio, sempre cercando di, diciamo, riecheggiare un po' il discorso dell'inclusione, dell'equità. Abbiamo adottato un carattere, proprio un font che fosse leggibile per tutti i ragazzi e per tutte le ragazze, intendendo appunto i ragazzi con dislessia. Abbiamo lavorato sempre in un'ottica inclusiva a sottolineare e valorizzare l'aspetto delle life skills, e poi, come ha già sottolineato Federica,
noi, diciamo, del coordinamento nazionale e regionale siamo in stretto contatto col coordinamento europeo. A settembre siamo ancora andati a Ghent, per cui, come dire, così come noi lavoriamo sulla qualità della formazione degli operatori, anche noi siamo dall'altra parte, insomma. Vado a chiudere segnalando che, sempre avendo in testa un po' questo approccio di rete, abbiamo cercato di tirar dentro una serie di istituzioni regionali che nella nostra regione sono delle eccellenze. Cito solo il DOS perché sono presenti, poi tutti gli altri hanno collaborato con noi alla revisione oppure alla riscrittura di alcuni passaggi, fondamentalmente del paragrafo degli allegati sulle sostanze e sui comportamenti che inducono dipendenza. Questa è una diapositiva vecchia, l'ho inserita perché appunto, come avete visto, il discorso dell'equità è un discorso che abbiamo in mente da tanto tempo, da quando fisicamente io lavoravo a Gugliasco, e quindi quando noi promuoviamo Unplugged cerchiamo, come dire, cerchiamo di sottolineare questi aspetti. Chiaramente l'efficacia va da sé, ma appunto il discorso dell'equità, quello che Federica vi ha detto, no? Quando lavoriamo con gli operatori proviamo a ragionare insieme a loro su questi aspetti. Regionalità, perché come vi ha detto Federica, rispetto alla diapositiva, alla cartina che ha fatto vedere Federica, ci manca, non abbiamo mai lavorato con l'Emilia Romagna. Tutte le altre regioni a macchia di leopardo hanno una collaborazione con gli Unplugged. La parte del leone, come in altre esperienze, la fa la Lombardia. La Lombardia ha, e sarebbe bello poi andare a lavorare con loro anche per i loro dati. Noi ci abbiamo lavorato, però non abbiamo avuto accesso ai dati. Loro da diversi anni, con, diciamo, col carisma di Celata, propongono, Corrado Celata, propongono il Unplugged a tutte le scuole, le seconde o le terze, non mi ricordo, classi delle scuole medie, per cui questo succede anche nella regione Lazio, le Marche molto diffusa, il Friuli Venezia Giulia e la Puglia anche. La Puglia è anche ben rappresentata. Ultimissima slide e poi vi saluto. È vero che spesso non sappiamo all'interno dell'ASA e regione quello che fa il nostro collega, per cui mi permetto di sottolineare che queste collaborazioni hanno una valenza importante, per cui collaboriamo con Simonetta e con la rete SCE, con Prosa, io sono la referente Prosa per la mia ASA, per cui faccio un'azione di stalkeraggio perché tutti inseriscano i dati, perché poi appunto venga valorizzato il lavoro che si fa. Stiamo lavorando con Federica, con l'università e con un collega giovanissimo che si è fatto un tirocinio con noi sulle nuove schede di monitoraggio, proprio per accogliere un po' l'aggiornamento che è stato fatto. E poi appunto Federica ci assicura sempre questa attenzione al dato. Quindi questo è il lavoro che abbiamo fatto. Sofia in questo tempo. Sofia, la piattaforma della scuola. Sì. Sofia, la piattaforma della scuola, ho scritto che appunto quando lavoriamo con gli operatori sono tutti elementi che abbiamo in testa e che ricordiamo e sollecitiamo.